Salve ragazzi, oggi parliamo di tecnologia e sport. Dunque, la tecnologia e lo sport vanno a braccetto, possiamo dire. Come si evolve la tecnologia, si evolve anche lo sport. E infatti, questo può partire già dai metodi di allenamento, in quanto oggi per allenarci abbiamo a disposizione macchine isotoniche modernissime e attrezzi per il cardio fitness come tapis roulant, cyclette, eccetera. E per allenarci anche indoor quando le condizioni meteo, diciamo, sono proibitive e per rifinire anche l'allenamento per le discipline che vogliamo praticare. Ma non soltanto a livello di allenamento troviamo questi macchinari, esistono anche delle applicazioni che sui telefonini, sugli orologi che ci permettono di migliorare e di monitorare la nostra prestazione. E ad esempio con il GPS e quadro frequenzimetro possiamo tranquillamente tenere sotto controllo la nostra prestazione se vogliamo andare a correre oppure andare in bici. Possiamo vedere quanti chilometri abbiamo fatto, la velocità massima, la velocità di crociera, tenere sotto controllo il battito cardiaco, il che è molto importante, eccetera. Ma non solo questo a livello di preparazione, anche a livello di attrezzature per praticare uno sport ci si evolve sempre. Ci sono prodotti sempre più leggeri che traspirano come per il vestiario sportivo. Troviamo scarpe sempre più leggere e più performanti. Ad esempio nel tennis, dalle racchette di legno siamo passati ad usare le racchette in grafite e in fibra di carbonio. Anche i palloni nel calcio non sono quelli di una volta, adesso sono più leggeri, nella massima serie vengono addirittura gonfiati ad elio e durano di più nel tempo, hanno, diciamo, prestazioni migliori. Ma non soltanto, anche il regolamento ha subito delle modifiche grazie alla tecnologia. Ad esempio, proprio nel calcio, oggi troviamo il VAR, la mano viola in campo, per limitare gli errori arbitrali. Attraverso il VAR l'arbitro può rivedere delle immagini sul monitor e correggere la propria decisione in alcuni casi. E la goal line technology, che non è solo del calcio, è nata con l'hockey su ghiaccio, per vedere se il pallone, o nel caso dell'hockey su ghiaccio il disco, abbia oltrepassato o no la linea di porta. Ma non solo, parlando di tennis, viene in mente l'occhio di falco, che permette di vedere se la pallina abbia toccato oppure no la linea nell'assegnazione di un punto o meno al giocatore in campo. E le nuove tecnologie ci sono nei più svariati sport, anche negli sport, diciamo, più semplici come l'atletica, ci si adegua e ci sono degli orologi ultra precisi che permettono di vedere esattamente il tempo che è stato impiegato per fare un percorso e anche di vedere al photo finish in alcuni casi chi abbia realmente vinto, in quanto ci sono dei casi davvero molto dubbi. E mi viene in mente anche una pubblicità degli anni 90, dopo le Olimpiadi di Atlanta del 1996, della Swatch, dove si vedeva Michael Johnson, che aveva appena fatto il record del mondo nei 200 metri, correre vicino al cronometro che segnava il tempo di 19 secondi e 32. E non solo in questi sport, nella scherma è importantissima perché al giorno d'oggi vedere assegnare una stoccata vincente è davvero cosa ardua quando gli atleti lo fanno quasi in contemporanea. E ci sono dei segnali sonori che permettono di assegnare correttamente il punto. Certo, tutte le tecnologie, anche le tecnologie a volte possono, diciamo, non togliere tutti i dubbi, però diciamo che rispetto ai tempi passati, in questi casi, si riesce davvero a giovare della modernità. Bene, adesso dovrei controllare sul mio telefonino se il video è stato fatto correttamente, se posso inviarlo e metterlo su YouTube. Grazie dell'attenzione, a presto. Potete approfondire l'argomento sempre attraverso la rete internet, che è una risorsa sia per l'allenamento sia per lo studio. Grazie, a presto.